È incredibile, ogni partita guardi, la vincono, le vincono tutte, e c'è però sempre un episodio non discusso questa volta di più, cioè neanche discutibile. Ben ritrovati, commentate numerosi qui sotto, lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, numerosissimi. Succede che ieri l'Inter vince 2-1, eh, quindi questa volta con un gol di scarto e non 4, mi ha dato un rigore, il var dice no, guarda che non è rigore, vieni a vedere, il varista guarda. Scusami, eh, l'arbitro guarda, gli dice lo toglie, no, dà il rigore. Stiamo vedendo cose che noi umani davvero... Cioè, lì c'è Barella che tira, Fredrup eh, devia la palla, evita il gol, poi c'è eh, lo scontro. Se vogliamo è anche più Barella che, che prende l'avversario e viene dato calcio di rigore. Qui non ce n'è uno che dice che è calcio di rigore, quindi questo chiaramente non è calcio di rigore mai. Cioè ce n'è uno che è l'arbitro, richiamato dal VAR, che dice guarda che non è rigore, al VAR c'è Doveri, che con i rati è il migliore varista, cosa fa? Convalida il rigore. Non so quanti rigori ha ricevuto l'Inter e aspettiamo ancora una, una prima volta o mezza volta in cui decisione magari metà metà, discutibile, va dall'altra parte. Cioè contro l'Inter, questa non era neanche metà metà. Questa era evidente, ragazzi. Va sempre, 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 sempre così. Ormai da tanto, tanto, tanto tempo. Ditemi che ne pensate anche dell'episodio. Soprattutto dell'episodio, commentate numerose qui sotto. Lasciate un bel like, iscrivetevi a questa parte. Sinceramente, cioè, sono sicuramente la squadra più forte. Meritano di vincere lo scudetto, però, da un punto di vista arbitrale, oh, Fa tutto, tutto, tutto bene. E questo è un fatto obiettivamente clamoroso, ma proprio clamoroso. E spero e credo che lo riconoscano anche gli interisti. Dopodiché lo scudetto lo vincono comunque meritatamente. Però quello che si è visto ieri, ragazzi, è incredibile. Commentate, lasciate un like, iscrivetevi a questa parte, attivate la campanella. Grazie, a dopo.